Definire Jimi Hendrix una leggenda della chitarra sarebbe un eufemismo. Pochi chitarristi, se non nessuno, hanno mai cambiato il modo in cui vediamo lo strumento come ha fatto lui. Prima di Hendrix, la chitarra elettrica stava ancora trovando il suo posto nel mondo emergente del rock. Dopo di lui, era sinonimo del genere stesso e ha dominato la musica popolare per oltre due decenni. Tra il suo talento virtuoso, la volontà di spingere i limiti tecnici del suo strumento all'estremo e la capacità di scrivere canzoni che utilizzavano lo strumento in modi nuovi, Jimi Hendrix era il pacchetto completo. Well, the boys have got a new one out on the 17th of March, and this one's going to really take the market by storm. So let's hear once again the Jimi Hendrix Experience. Diamo un'occhiata più da vicino al motivo per cui, oltre 50 anni dopo la sua morte, Hendrix è ancora venerato da molti come il più grande chitarrista che abbia mai camminato sulla Terra. Quello che hai appena sentito è l'apertura di Purple Haze. Per molte persone, questa è stata la prima volta che hanno ascoltato Jimi Hendrix. Era la traccia di apertura della versione nordamericana dell'album di debutto dei Jimi Hendrix Experience. L'edizione britannica e internazionale dell'album si apriva con Foxy Lady. Indipendentemente da quale traccia tu abbia sentito per prima, entrambe hanno dato un buon indizio di ciò che sarebbe accaduto. Entrambe presentavano il suo iconico suono di chitarra, che urlava con volume e trasudava personalità. Ma ciò che è più interessante di queste canzoni sono le frasi degli accordi di Hendrix. Vedi, entrambe queste canzoni hanno passaggi costruiti attorno a un tipo specifico di accordo, l'accordo di settima di dominante con nona aumentata. Oggigiorno molte persone lo chiamano con un nome più colloquiale, l'accordo di Hendrix. Sebbene Hendrix non sia stato il primo a usare questo accordo, è stato lui a renderlo iconico. Quindi, cosa rende l'accordo di Hendrix così speciale? Beh, la cosa fondamentale che lo fa risaltare è la tensione tra due note. Molta musica occidentale è costruita attorno all'impilamento di terze maggiori o minori. Una terza maggiore è un intervallo di quattro semitoni, quindi la terza maggiore di un Mi sarebbe un Sol diesis. Una terza minore si estende su tre semitoni, quindi da Mi a Sol. Con questo in mente, diamo un'occhiata all'accordo di Hendrix in Mi. Vediamo che c'è una terza maggiore, ma c'è anche un Sol, che è la terza minore della radice di Mi. L'accordo di Hendrix comprende sia la terza maggiore che la terza minore. Se queste note fossero una accanto all'altra, non suonerebbero bene, ma poiché sono distanziate, danno all'accordo il giusto livello di dissonanza per confondere l'orecchio e suonare in modo anomalo. A tal proposito, ascolta Foxy Lady e Purple Haze. Ovviamente, l'accordo di Hendrix da solo non è ciò che lo ha reso un chitarrista così eccezionale, ma è un esempio di ciò che lo ha distinto dagli altri. Hendrix cercava sempre di spingere i limiti con la sua musica. Non si accontentava di scelte facili, cercava idee che sovvertissero le aspettative dell'ascoltatore medio. Uno dei modi in cui lo faceva era attraverso il bending. Il bending è una tecnica in cui un chitarrista spinge una corda fuori dalla sua posizione naturale per cambiare la nota. Sebbene altre persone avessero usato il bending prima di lui, nessuno lo aveva utilizzato come Hendrix. Invece di usarlo solo come accento, Hendrix lo inseriva chiaramente nelle melodie dei suoi assoli. Usava bending sottili per modificare le note e bending intensi e selvaggi per creare dissonanze blues. Un esempio perfetto di questo è Red House, dal suo primo album, in cui l'assolo di apertura mostra una serie di bending di velocità diverse. Passiamo al secondo album dei Jimi Hendrix Experience, Axis. In Bold as Love, questa tendenza ai bending continua in molti dei suoi assoli. Ascolta Spanish Castle Magic, dove abbina i bending a veloci passaggi di hammer-on e pull-off, creando un prototipo di assolo hendrixiano. Mentre i suoi assoli e i riff di chitarra erano impressionanti, Hendrix era probabilmente ancora più forte nella chitarra ritmica, come dimostra il brano Bold as Love.
Invece di suonare semplicemente gli accordi insieme al basso e alla batteria, Hendrix aggiungeva decine di piccoli abbellimenti che davano alla sua musica un senso di movimento e complessità. Per creare queste sfumature, spesso spezzava gli accordi in frammenti più piccoli. Suonava una parte di un accordo e lasciava che risuonasse mentre abbelliva il resto con piccole melodie. Il miglior esempio di questo è Little Wing, dove il tema melodico guida l'introduzione. Ma durante la strofa puoi sentire Hendrix stabilire una serie di idee diverse con accordi e movimenti intricati. Una delle chiavi del suo stile unico era il modo in cui usava il pollice. Tradizionalmente non si dovrebbe mai premere il pollice sulla tastiera, ma Hendrix lo faceva per suonare la nota più bassa, permettendogli di creare un basso stabile mentre suonava melodie più alte. Hendrix non era solo un maestro della tecnica, ma anche un innovatore nell'uso della tecnologia. Considerava la chitarra come un pezzo di tecnologia e utilizzava distorsioni e overdrive per creare un suono nuovo. Fu uno dei primi ad adottare il pedale wah e la leva del vibrato. Il suo uso del wah in Voodoo Child ha contribuito a cambiare la percezione di cosa potesse fare un effetto a pedale. E nei concerti dal vivo, come nella famigerata versione di The Star Spangled Banner, usava il feedback e la leva del vibrato per imitare i suoni di bombe ed esplosioni, dando voce alla sua musica contro la guerra. In Machine Gun, la sua chitarra ricreava il caos della guerra attraverso l'uso del feedback e della distorsione. Tutte queste qualità si uniscono in una delle sue canzoni più iconiche, All Along the Watchtower. In una straordinaria dimostrazione di creatività, Hendrix ha trasformato la canzone originale di Bob Dylan in qualcosa di completamente nuovo. Ha inserito tre assoli, ognuno dei quali mostrava aspetti diversi delle sue capacità, e l'assolo centrale, costruito come una mini sinfonia, collegava idee melodiche diverse. Jimi Hendrix era un titano nel mondo della chitarra. Ha cambiato per sempre la percezione dello strumento e, così facendo, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. E anche con questo video stiamo solo scalfendo la superficie di ciò che lo ha reso un chitarrista così incredibile. Bene, siamo arrivati alla fine di questo piccolo viaggio nel mondo di Jimi Hendrix. Spero che questo documentario, anche se pur breve, ti sia piaciuto. Non dimenticare di lasciare un like, di condividere questo contenuto e, perché no, di iscriverti al canale se non lo hai già fatto. Ti saluto e ti auguro tanta buona musica. Ciao!